Sono Beatrice Riccardo e oggi vi parlerò come da programma della Kerel di Bernardino Luini. Partendo quindi da un episodio del 2014, quindi dell'allestimento della, della mostra eh, Bernardino Luini e i suoi figli che si svolge nella splendida cornice di Palazzo Reale a Milano e che andava dal 10 aprile eh, al 13 luglio 2014 e quelle date sono fondamentali. È una rassegna eh, di eh, un artista, uno dei più eh, diciamo, importanti pittori cinquecenteschi milanesi e che vede radunate molte opere presenti in città ma anche provenienti da, eh, dall'Europa e dall'America. In questa mostra spicca sicuramente l'opera della Sacra Famiglia eh, con eh, Sant'Anna e San Giovannino, che era di proprietà di, eh, del cardinale Federico Borromeo, il fondatore dell'Ambrosiana, e che viene annoverata nel suo museum. Quest'opera pubblicata nel, per la prima volta in latino nel 1625 e che eh, annoverava e inventariava le opere cedute nel 1618 proprio all'ambrosiana. Io preferisco sempre eh, partire proprio dalle fonti antiche eh, e in questo caso partirei dalle parole del cardinale Federico Borromeo che attribuisce l'opera proprio a Bernardino Luini come opera certa su, di, su donazione di un disegno eh, da parte di Leonardo. La sala in cui si entra subito dopo mostra in evidenza l'arte meravigliosa di Luini il Vecchio, C'è cioè un quadro di dimensioni piuttosto notevoli che noi abbiamo comprato per una somma d'oro piuttosto notevole. I pittori ritengono che da questo artista non sia stato fatto nulla di più compiuto, però non tutta la gloria di questo quadro spetta a Luini, ma deve essere condivisa con un altro sommo artista, per l'esattezza con Leonardo. Questi si limitò a delineare con, est con estrema squisitezza l'opera. Luini poi le conferì quanto di più bello e di più eccellente poteva darle, cioè una certa suavità, movimento e tenerezza affettuosa nei volti. In questo modo, senza dubbio, questi celeberrimi artisti si prestavano vicendevolmente la propria abilità. Luini riconosceva la nobiltà nel disegno di Leonardo e a sua volta Leonardo avrebbe riconosciuto al suo discepolo il sommo della gloria se avesse visto l'opera completata al suo posto da quello. Tale sincera disponibilità nei sommi ingenni è sempre esistita. Esempi simili, relativi ad antichi artisti, sono riferiti anche da Plinio. E, sapevano in qua, e poiché infatti conoscevano gli sterminati territori delle arti e i ristretti confini dell'umano ingegno e sapevano in quanto ristretto spazio fosse circoscritta l'abilità e l'eccellenza di ciascuno, si aiutavano generosamente e con gioiosa generosità. Precipo lume di questo quadro è il bambino Gesù e il suo volto. Meraviglioso, in particolare, nel compicino del divino infante è la morbidezza. Così come elogiata tra gli artisti la tenerezza del ventre, rimane anche un modello che Leonardo realizzò in argilla impressa allo scopo di testimoniare i propri lavori, divulgando l'eccellenza del suo impegno. La bellezza della Vergine è tanto più ammirevole quanto più il suo viso supremamente degno di venerazione esclude qualsiasi forma di lascivia. Si può dunque veramente ammirare con quale arte il pittore Abbia saputo separare col pennello due realtà connesse in un certo senso tra di loro e come sia riuscito a relegarle lontanissime l'una dall'altra. L'anziana Elisabetta, cioè la Sant'Anna, mostra la robustezza di una vivace vecchiaia e il piccolo Giovanni osserva il Salvatore con ammirevole dolcezza. Queste osservazioni, che sembrano dette in tono eccessivamente ammirativo, Vorremmo veramente potessero parimenti adattarsi a tutte le altre opere del nostro museo, vedo invece che lo stile deve essere abbassato, perché quanto resta non gode dello stesso prestigio. Sicuramente il cardinale Borromeo riteneva eh, quest'opera un po la punta di diamante della sua collezione. Ora i curatori della mostra, Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, non sono proprio convinti dell'attribuzione certa al Luini e ne danno la paternità a Eredi Luini, quindi attribuiscono al quadro il cartellino Eredi Luini. Tra l'altro nel catalogo viene eh, sottolineato, appunto viene confermato questo dubbio. Questo gesto estremo del curatore manda sicuramente su tutte le furie eh, l'allora prefetto dell'Ambrosiana, Monsignor Franco Buzzi, il quale il 23 maggio 2014 intima nero su bianco la restituzione a Luini e la rettifica del cartellino dai re di Luini a Luini, appunto e di rettificare altresì uh, tutte le altre affermazioni cartaceo-telematiche. Da Palazzo Reale però non perviene alcuna risposta. Quindi la decisione della Pinacoteca Ambrosiana è sicuramente netta e definitiva, tanto che l'8 giugno 2014 alle ore 8.30 gli esperti dell'Ambrosiana insieme alla curatrice onoraria Maria Teresa Fiorio Vengono a requisire l'opera e a riportarla all'ambrosiana. La curatrice fa una serie di affermazioni eh, molto importanti. Afferma quindi: Era stata al Louvre e nessuno l'aveva messa in discussione, a Palazzo Reale invece è stata declassata all'insaputa dell'ente che l'aveva data in prestito. Avrebbero dovuto avvertire. In più c'è una newsletter inviata proprio dall'Ambrosiana che sottolinea i curatori leggono i quadri, i libri li lasciano leggere agli altri che a al loro giudizio non sanno leggere i quadri e ancora è finita la festa per chi chiede un'opera e poi la disconosce. Il curatore Agosti è sgomento di questo gesto e lo reputa anche un gesto abbastanza violento. Ora, eh, diciamo, successivamente a questo gesto, sicuramente eh, è partita una serie di articoli eh, telematici e cartacei eh, su questa polemica e ne ho letto, ho letto un articolo molto interessante che riportava questa frase. Ma può uno storico, un curatore, farsi prestare un'opera, un capolavoro da inserire in una grande mostra per poi asserire che quell'opera non è di quell'autore? E aggiungo tra l'altro una mostra eh, monografica, è come se io adesso, chi è che non è andato a una mostra di Caravaggio e Caravaggisti, eh, tra. Come se io andassi a una mostra di Caravaggio e asserissi che da Giuditte Oloferne non è dil, di Caravaggio ma è postuma ed è di bottega. Eh. So, al di là che Caravaggio non, non abbia mai posseduto una bottega, ma voi pensate che scoop mediatico possa suscitare tale affermazione? Quindi, qual è la linea sottile che separa? Uh, le affermazioni tra falso, falsa attribuzione e attribuzione di bottega è una differenza abissale partiamo dal falso il falso, consultando il dizionario della Treccani leggiamo in genere si definisce falso tutto ciò che è sostanzialmente non vero ma è creduto e si vuol far passare per vero D'altra parte, la falsificazione, che è una sorta di sinonimo, è l'atto e l'effetto del falsificare, quindi la contraffazione, l'imitazione dolosa di documenti scritti, opere d'arte e biglietti di banca. Quindi il falso è da intendersi come ingannare l'autore e l'epoca di esecuzione dell'opera spacciandola per un'opera autografa. Quindi il concetto di falso è una sorta di frode eh, commerciale, di un reato. Non dimentichiamoci che nel 1800 viene riconosciuto il diritto d'autore. Ora, ehm, partendo invece dalla, eh, dalle definizioni storico-artistiche, partiamo da Cesare Brandi che supera... Questa definizione di frode commerciale e diciamo gli dà una connotazione un pochino più positiva. Quindi la definisce il falso come una copia per una copia di un originale per documentare l'epoca eh, in cui è stato eh, realizzato il falso. Sicuramente il falso Viene realizzato successivamente in un'altra epoca, ma è impossibile realizzare, imitare un originale senza essere condizionati dall'epoca economica di gusto politica in cui si realizza, in, in cui si viene appunto circondati. Quindi eh, la copia risente sicuramente dei mutamenti storici dell'epoca in cui viene realizzata. Massimo Ferretti, altro professore storico dell'arte, che ha scritto moltissimo, ha detto moltissimo riguardo al falso, per lui è un modo di conoscere gli originali. Eh, Cos'è il falso? dice Ferretti. È la copia. Di un originale ed è eh, diciamo, la storia dell'arte è piena di copie, si fanno copie per colmare delle serie, per eh, rivedere diciamo dei dipinti ormai andati perduti. Si copia per imparare a dipingere, si copia Gerico stesso eh, ha passato tanti anni al Louvre eh, proprio per copiare eh, le opere dei vecchi, eh, dei vecchi maestri, così come Picasso, così come Degas, Chagall e eh, Da lì. E quindi prima di affermarsi nella loro corrente stilistica, sicuramente hanno copiato dai vecchi maestri al Louvre. Quindi, secondo Ferretti, è un apprendimento concreto del mestiere del pittore. Ora, ehm, sicuramente, noi storici dell'arte, restauratori, eh, critici d'arte, che scriviamo pagine su pagine attribuendo l'opera da un pittore all'altro, sicuramente abbiamo in quest'epoca l'aiuto della tecnologia. L'analisi chimica, per esempio, del colore ci aiuta moltissimo. Per esempio, se troviamo due il bianco di zinco, il bianco di titanio. Sicuramente non è un'opera attribuibile al 600 o al 700 perché sono due colori sintetici che si sono affacciati tra la fine del 700 e l'800 e il 900, dipende da quale dei due bianchi viene preso in considerazione, oppure eh, l'intelaiatura del, eh, della tela oppure l'inchiodatura della tela e l'inchiodatura. Ha dei segni che sono veramente difficilmente riproducibili. Quindi ehm, è un. anche per esempio il supporto in legno di quercia che veniva usato dai maestri fiamminghi danno l'esatto anno di abbattimento della pianta. Quindi vedete che la tecnologia in questo caso ci dà un grande supporto. Diverso il discorso invece eh, sull'errata attribuzione dell'opera. Mentre il mh, falso è, diciamo, quasi voluto, in questo caso non è una voluta imitazione di un originale, ma sicuramente è un originale stesso, anche se è un originale probabilmente è, viene ritenuta prodotta da un artista piuttosto che da un altro e non è detto che quell'artista sia di pari importanza se non addirittura di importanza superiore. Per esempio se eh, la eh, attribuiamo la Sacra Famiglia non più a Luini ma a Leonardo, sicuramente non, è, non la declassiamo ma la facciamo aumentare di valore. Quindi mh, ci sono poi tra l'altro, eh, quindi l'attribuzione la, ad un altro artista fa parte di un'epoca, tra l'altro, eh, connessa al, all'autore, a cui era stato attribuito all'inizio. Quindi, un'epoca artista molto, un'artistica molto ristretta e molto particolare. Quindi, Dobbiamo anche noi, storici dell'arte o curatore, stare attenti a definire un'opera attribuita a o opera di e sono due termini completamente diversi. Sembra simile ma in realtà non lo è. In questo caso particolare, riferendoci alla mostra e alla querella dell'Uini, sicuramente il prestatore invia l'opera come opera certa poi viene disconosciuta e viene anche declassata quindi non viene attribuita a nessun altro viene attribuita a eredi luini come se fosse di bottega o dei figli perdendo gran parte del valore di mercato e questo non può essere eh, diciamo eh, non può essere eh, non preso in considerazione in conclusione, partendo dallo scoop dell'Agosti, non solo ha generato un incidente diplomatico tra i due enti, ma, voluto o non voluto, ha creato uno scompiglio mediatico enorme, però offrendo diversi spunti eh, di discussione, comunque ha lasciato un segno. Io termino qui, spero che eh, sia stata per voi interessante questa, questa querelle. Arrivederci.